Amici del Diario Motori, benvenuti, siamo a Barcellona, fine della prima giornata di test che? Sono il primo giorno di scuola della Formula 1 2016 sostanzialmente, si comincia a fare sul serio, le macchine sono scese in pista per la prima volta e sono scese in pista con un risultato direi già subito molto positivo per la Ferrari, miglior tempo di Sebastian Vettel. Sì, 24.9 per lui, per il pilota tedesco. Però c'è da segnalare una seconda posizione a poco più di 4 decimi di Lewis Hamilton che con la Mercedes ha girato 160 giri praticamente, quasi tre gran premi di fila. Hanno lavorato in maniera diversa Ferrari e Mercedes, indubbiamente. Ferrari aveva già ieri fatto un primo shakedown, un primo collaudo della vettura da sola, quindi ha potuto già iniziare a lavorare un po' sugli assetti, e bisogna dire che il risultato è stato preso da un po' tutta la squadra con grande ottimismo, grande positività. Comunque cominciare con il miglior tempo è sempre un bel viatico per una stagione in cui la Ferrari deve assolutamente lottare per il titolo mondiale. Questo Beh, è l'obiettivo. Marchionne l'ha detto in maniera abbastanza chiara, anzi l'ha detto in maniera assolutamente chiara, vuole fare su delle vittorie immediatamente, e hanno tutti eseguito l'ordine, perché anche arriva bene, anche Vettel continua, che tra l'altro dire, è presente in pista, è arrivato nel pomeriggio, sono tutti arrivati in grande forza e spolvero. In grande spolvero. C'è ancora molto lavoro da fare, ovviamente siamo soltanto all'inizio, però la Ferrari ha cominciato con il piede giusto, questo lo si può dire. Dall'altra parte abbiamo una Mercedes che, dicevamo, invece si è concentrata più sulla fiabilità. Mercedes è assolutamente, lo era nella stagione passata, lo sarà certamente anche questa stagione 2016, la vettura da battere. Ferrari, speriamo che nei prossimi giorni, tra l'altro nel corso di questi nostri brevi colloqui con voi che ci ascoltate, si possa darvi delle notizie che siano rassicurante, almeno quanto quella di oggi, quantomeno. Però devo dire che siamo stati in tribuna, in terrazza, io fuori con una terrazza, insieme in tribuna. Esatto, abbiamo dato un'occhiata da vicino a come girano le macchine, qualche idea vaga ce la siamo fatti, insomma. Beh, Mercedes nel corso di questi run particolarmente lunghi, abbiamo detto quasi tre gran premi, in Hamilton in particolare nel tratto relativamente più lento della pista, girava larghissimo, telegrafava un eufemismo, sì. Proprio se la prendeva in maniera molto si prendeva tranquilla. Un caffè mentre guidava, è bellissima la colorazione della Red Bull, poi Fabrizio non era della piace. Questo pacco in realtà è piaciuto ad alcuni, ad altri io meno, preferivo quella di prima, ma questo è il gossip. Mentre invece McLaren faceva dei rumori molto strani col motore, la Ferrari è mondiale, cioè la McLaren, scusate, è mondiale, quindi qualche problemino col motore Honda forse ce l'hanno ancora. Però non si capisce neanche, perché è l'unica che fa un rumore veramente assurdo nei tornanti, e sembrano tagli praticamente, ma è veramente borbotta molto, sì. Poi sul dritto invece no, perché quando mi sono terrazzato, sì. Sono andato, tra l'altro proprio in quel momento giravano Mercedes, Sauber e McLaren, ha girato anche la Renault, tra l'altro inedita, livrea nerissima per la Haas, che la è Haas, stata la grande novità, insomma, e la senza scritte Manor, esatto, la Cenerentola, la Manor che però era quella che faceva un rumore forse più convincente, è anche bellina da vedere, devo sì, dire, no, i colori sono carini. Vabbè, quindi diciamo, no, parlando di chiusura McLaren, della prima giornata, possiamo dire Ferrari sicuramente positiva, bella, carica, giornata eccetera, rossa, e la Mercedes che comunque stupisce per questa sua affidabilità granitica. La prima volta che ha messo le ruote in pista è già riuscita a non avere nessun problema e a fare una quantità di chilometri che nessuno si immaginava, quindi parte comunque da una bella posizione di forza, ed è incredibile, non bisogna sottovalutare. No, infatti, per cui aspettiamo i prossimi giorni per capire meglio quali saranno le indicazioni che ci arrivano da queste giornate di test. Io direi l'appuntamento è per domani, a domani. E sicuramente ci saranno anche sorprese, per cui continuate a seguirci. Ciao.